dibattito perché potrei sembrare tarlato alla radice, Eccola però qua. vorrei farle Guardate fare che una bella foto. considerazione. Lei non la vede, Cioè D'Averio, ma abbiamo messo una a cavallo la sì. presidente, la nuova presidente della Con Commissione. una Eccola qua. Lei, marzina che esatto, sembra da lei caccia alla volpe. sì, è. Sì, no, no, beh, era, lei montava a cavallo da Dio, eh. Tra l'altro è interessante perché tutte e due le grandi donne d'Europa, sia lei che la Lagarde, sono delle sportive, sono un tipo di personaggio femminile inatteso nella nostra stesura domestica, quindi mi sono anche simpatiche per quello. Però devo dire una cosa molto più seria, credo. Se si fa un'analisi vera del voto della Brexit, Oxford e Cambridge hanno deciso di rimanere al 75% in Europa, Londra quasi al 60%. Le parti che se ne vogliono andare dall'Europa nel voto britannico sono quelle più problematiche socialmente, sono la parte fragile della società britannica, sono degli anziani che non sanno bene che destino avranno, sono dei giovani che non trovano lavoro perché stanno nella Filippo, ti periferia di giro un Liverpool. termine del professor Cioè, Revelli che nel libro parla di rivolta, è un termine molto elegante, la rivolta dei margini. Sono i margini Sì. della società che si stringono intorno alle capitali. È Esatto, ma lo interessante, stesso fenomeno avviene in Italia. no? Se Esatto. considerate che l'Italia dopo il voto del 4 marzo si è divisa in tre parti, c'è una parte che è ansiosa, che è la ricostituzione sostanziale del Regno delle Due Sicilie, che ha votato per 5 Stelle. C'è una parte, in un qualche modo psicologicamente reazionaria che ha votato per la Lega e la Lega attualmente sta tentando di conquistare anche il pezzo dei 5 Stelle dove trova delle pulsioni reazionarie analoghe. E poi infine c'è Milano, Bergamo, Varese, Torino un po' meno, ma Brescia, Mantova, Firenze che sono di un mini partito di oggi che si chiama PD. E che è però quello che ha espresso attualmente il Presidente del Parlamento europeo. Quindi l'Italia è divisa in tre realtà, il che dovrebbe portare normalmente allo scoppio del Paese. Ma Potrebbe anche non succedere, è quello che speriamo Salvini in tenta di conclusione. fare. Il sovranismo fa di tutto per evitare lo scoppio del Paese, ma siamo in una situazione di prerottura, che è una situazione economica, attenzione, perché è l'economia alla fine che fa saltare gli equilibri. Torniamo subito da lei, La volevo parte coinvolgere anche trainante, la parte che Tarchi. produce, non è quella. Volevo coinvolgere